Serie tra il numero 7 e Spiriti Fox. Al comando si porta 7 lune bar nei confronti di Sealva. Poi Sing Firm a precedere Sharm El Sheikh. 14-2 il lancio, Sealva chi de strada la ottiene gradatamente. Scivola al comando a metà della prima piegata, Sealva 7 lune bar e Sing Firm, poi Sharm El Sheikh. Ancora Socrate RS, 29 e mezzo i 400 iniziali. Davanti alle tribune Sealva guida, due lunghezze avanti a 7 lune bar, poi Sing Firm. I primi 600 metri se ne vanno in 44 e mezzo, mantiene discreta andatura Sealva. Prova a venire via al largo Shirley Griff quando si affronta la seconda curva. Per le linee esterne risale anche Spiriti Fox, ma il leader fa buona guardia, 1 e 1 e mezzo miglio nonostante il rallentamento. Mantiene una lunghezza e mezza su 7 lune bar, poi Sing Firm e al largo Shirley Griff. Il chilometro in accelerazione è passato dal battistrada in 16.6 davanti a 7 lune bar. Sealva e 7 lune bar, Shirley Griff al largo si migliora, sposta anche a Sharm El Sheikh. Sing ferma sempre in corda quando i cavalli affrontano la curva conclusiva. Il parziale in 14.5, 1.31.2, 1.002. In vantaggio Sealva su 7 lune bar, viene via Sharm El Sheikh a centropista al lato di Shirley Griff, poi Sing Firm che prova a liberarsi quando Sealva si presenta con un margine evidente addirittura. 5 lunghezze su Sing Firm che supera 7 lune bar, poi Sharm El Sheikh e Shirley Griff. Sealva con in mano la categoria porta a casa la vittoria davanti a Sing Firm, al terzo posto Shirley Griff. 2 minuti abbondanti, 28 e 9, gli ultimi 4, 1 e 15, la media al chilometro. Passava dai centrali a reclamare Sealva, declassato nella compagnia, un figlio di Everest AS, la guida di Giuseppe De Filippis, il training di Rocco Spagnuolo per i colori della signora Stella Briganti. Al secondo posto Sing Firm, terza e ottima per la prossima Shirley Griff, 6-3-8, l'arrivo della seconda.